lì. Come al solito non si vede Daniele perché è lontano. Sono qui. E sei qui. Stringiti. Ciao. No. Stringetemi a me. E addirittura, no, sei così impallato. Niente, se vuoi ti vado a prendere la sedia di là, quella fissa. No, dai, così no però. Allora, ciao bambini. Vediamo un attimo. Dovete dirci se sentite bene o meno, perché nel caso dobbiamo mettere in pausa il gioco e sistemare un attimo i livelli del sonoro, perché come sapete quando faccio io streaming c'è sempre qualche problema di mezzo. E poi vado a prendere la sedia. È il joystick. Joystick, il controller, ma no, dai. Ciao Michele, ben arrivato. Sente bene, ottimo. Vedere non lo so, sì, perché lui guarda sempre dal cellulare e quindi non fa andare il video, sente sì. Perfetto, c'è qualcosa. Giochiamo. Non inizio, come sapete quando faccio lo streaming. No, perché io da ricominciare dall'inizio non ne ho voglia, eh. No. L'ultima volta ho fatto l'audio del gioco. Passate 3 o 4 settimane. Io non lo so, sì, perché lui guarda sempre dal cellulare e quindi non fa andare il video. Non ci ricordiamo più dove siamo arrivati, giusto? Metti in pausa, per Dio, metti in pausa! Ok. Oddio, mi è venuto un colpo per un attimo. Perché? Lo so io perché. Va bene. Perché sto... Sì, ripete, perché avevamo sotto il... l'altro video, quindi non preoccupatevi, adesso dovrebbe essere a posto. Si sente doppio la vostra voce, va bene? Volume gioco un pelo alto rispetto alle voci. Ok, allora dateci un attimo che sistemiamo. Abbasso un attimo il volume. Prendi il gain. No pain, no gain. No, il gain c'è già. Dobbiamo solamente abbassare un attimo i valori. Questo qua, niente. Audio output 6.1, 6.5. Facciamo una cosa, aumentiamo un attimo il gain. Che è già a 5, porca miseria. Sbattilo al massimo. Damn. Allora, le registrazioni, le ultime che abbiamo fatto, le abbiamo messo parecchio alto, se non ricordo male. Prova ad alzare un attimo il volume, Dan, sulla... Ah, ok, quello delle casse. Alza, ok. Prova ad andare in game. B. Ok. Pronto. No, prova. Telefono. Ok. Ci sentite? Ci siamo. Adesso cominciamo e andiamo, va che... Va bene. Dove cazzo eravamo? Io non mi ricordo più, mi ricordo io. Ah, sì, c'ho presente dove siamo. No, l'abbiamo già fatta quella parte lì. Preoccupare. Ma la parte quella con i robot che ci volevano ammazzare in serie, l'abbiamo sorpassata? Sì. No, è questa. No, è quella lì. È quella lì. Ah, ok, va bene. Sì, ma tante ne ormai abbiamo... Dobbiamo andare a prendere. Abbiamo dimostrato che il secondo emendamento funziona. Allora, alt. Oddio, mi ricordo per quella adesso. Roba là... Secondo emendamento. Cos'era? Era la granata fresh. MP. Ah. MP? Sì. Eccoli che incominciano. Vai Lambert. Lambert. Per lanciarla è questo qua, giusto? Sì, stanno arrivando. Bravo. Lambert. Cavolo. LT. RLT. Era LT per mirare, non ci ricordiamo più niente. Scusate. E tranquillo che è quello che succede sempre quando si ricomincia con Alien Isolation dopo una... Menaglie. Left trigger e poi lanci. Così, bravo Lambert. Daga randellare. Dai, secondo emendamento vince sempre. Ecco, si sono ripresi. Aia. Penso che moriamo. Fai che cosa? No, ciao Lambert. Vabbè, non è un problema. Tranquillo. Allora, aspetta, fammi per lanciare. Siamo in tre qui, Michele. Siamo in tre. Cioè, Vincenzo, Daniele Quello e bello. Io. E giochiamo sempre ad Alien Isolation insieme. Per mirare il left trigger, cioè per prendere la mira, è come se tu dovessi attivare la granata per dopo okay, lanciare. Ok, poi per lanciare. E poi è l'altro.
Ok, quindi dovevo prima minare. Sì. Sì. Boh, adesso ci siamo. Poi dopo Dagen. Ma Dagen, 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 proprio. Bene, bene, bene. Devi vedere la potenza dei Black Block. Alza la voce, Dan, sei troppo basso. Ho la voce troppo bassa. Cioè, hai sempre la voce troppo bassa. Quando registravamo avevi la voce bassa. Adesso... Ma a me sembra di urlare. Tu non stai urlando. Aspetta che c'era... Un saluto in tre, dividetelo. Sì, va bene, ok, grazie. Prendi il tesserino. Era quello che volevo fare. Quindi se lo dice anche, prendi la mira con il left trigger e poi con... prendi la mira... Poi... Ah, e con sì. X invece piazzi. La piazzeresti, vabbè, lascia stare. La puoi piazzare quando arrivano. Comunque c'è GDR Unplugged che saluta anche lui. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Vi voglio bene. Altre cose abbiamo anche Kyle, Nirrel, Pinguino, Rodinas, Simoncello. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Yeeey. Senti te. Occhio, non amici, andare nelle fiamme. Andare in fuoco. Dove sono? Dove sono? Grande. Occhio perché secondo me ci sono ripresi, Secondo me. Cosa c'è? Tona? Cosmo, odi così tanto le live di YouTube? Sì, perché preferisco farle su Twitch. Perché puoi dire le parolacce. Dai, menali! Ciao Rodina! Vai! E poi Andrea, perché è Rodina? Controlla a sinistra se c'è ancora qualcuno vivo. Allora, Massimo, secondo me devono arrivare. Forse avranno una tessera d'accesso. Abbiamo fatto una strage. Certo, grazie. Forse uno di questi dovrebbe avere una tessera d'accesso. Questo primo. Detonatore, pezzi di metallo. Fai una cosa, produciamo altre due, uno o due bombe MP. Sì. Che così prendiamo gli oggetti che lasciamo per terra. Esatto. Premi LB per costruire il left button, che è quello dorsale. No, quello dorsale. Torna sulla cosa, poi vai giù. E fai quello lì. Esatto. Ok. Il prossimo mese mi tengo i gigabyte della Wind per vedervi. Bravo. Adesso faremo le live di Alien Isolation e poi left button ancora per assemblare. Faremo le live di Alien Isolation tutti i venerdì finché non lo concludiamo e poi dopo passeremo molto probabilmente ad Outlast. E ci divertiremo un mondo. Non so se ci divertiremo un mondo, eccolo però qua. Insomma. Accesso, accesso. Prendi una cosa, Lambert, vai lì al corpo dell'umano, prendiamo gli oggetti, poi dopo vediamo se abbiamo lasciato qualcosa indietro. Limite raggiunto dei detonatori, vabbè. Che palle. Dietro qua? Sì, vediamo se c'è qualcosa che abbiamo lasciato indietro, giusto per sicurezza. Allora, c'era una cassa. C'era una cazza, qua. Molotov. Molotov. C'è anche un altro. C'è un'altra molotov lì. Fondo, è pieno di roba. Kit medico. Ma perché prima non l'abbiamo visti? Perché siamo andati direttamente a fare casino. C'eravamo già. Vuoi salvare per caso? Sì, però aspetta, fammi sì, prima. Sì, prima ti conviene cercare tutta la roba e poi dopo salvi magari. What? Oggi li ho dati tutti per scaricare Wolfenstein. Outlast. Cos'è che mi avevi regalato, Dan? Il primo, però? Il primo, sì. Il primo Outlast. Sì, perché è uscito anche il secondo? Sì. Ah, non lo sapevo. Sì, vabbè, ma poco interessa, cioè nel senso. Quello abbiamo e quello usiamo. Sì. Io non so neanche di cosa tratta Outlast. Solo solamente che è un gioco horror. Sì, è un gioco horror che è più da cacaturo di questo. Ma non parliamone. Ci sono state un paio di occasioni che abbiamo avuto dei bei colpi. E ma uno per colpa mia. Sì. Mi hanno detto tutti che è molto peggio di Alien Isolation, mi fido. C'è anche un DLC dell'1. Sì, c'è, ce lo abbiamo, però mi ha detto Marco che ci sta guardando in questo momento che sono due cose fondamentalmente diverse. Ah, quindi sono due storie diverse. Sono due storie diverse, per quello che puoi tranquillamente giocare al gioco senza avere il DLC, magari lo si prende dopo. Sì, oddio. È la cosa solita che hanno fatto, ovvero il prodotto giusto da una parte e poi dopo il resto invece come missioni bonus aggiuntive. Sì.
Ma tra l'altro, se ho ben capito, è un prequel. Ah, è un prequel. Sì, praticamente il DLC ti fa fare il prequel. Ma è più difficile della storia originale? Non lo so, vediamo se i bambini che ci seguono a casa lo sanno, io non lo so. Battutone. Battutone di cosa? Il 2 non è ancora uscito. Ah, vedi? Ah, ok. Dice, ma probabilmente Marco, GDR Unplugged. Sì, Marco. Ok. Sintetico mainland, Yutani registrato. Tentativo di accesso non autorizzato. Taci. Ma ragazzi, che strano. Io non mi ricordo se questa parte l'abbiamo già fatta. Perché se tu non ti ricordi, io prima di chiudere l'ultima volta, sì, ho detto adesso ragazzi vado a fare Rambo. Ah, ok. Ok. Comunque sia, vi ricordo che Maribel, ossia l'alien, non ci importuna più da ormai diverso tempo. Ma non ci romperà più le palle Maribel. No, secondo me invece tenterà di baciarci appassionatamente. Vale, no, io spero di no, però va bene. Cioè, si chiama Alien Isolation, non può non esserci l'alien. Andiamo in una zona che si chiama Programmazione Androidi. Oh, Paolo. Ciao, Anna. Paolo mi ha riportato su Lost, grazie. Ciao Anna. Bei poster anni 80. Cosa vuol dire l'ultimo messaggio? Niente, Paolo sta facendo l'hosting. Cosa vuol dire? Te lo spiego poi. Va bene, ok. Quando sarai un bambino più grande te lo spiego. Ma quindi si sta guardando fuori Paolo? Uso. No, fuori uso. Che cos'è la replica? Niente, altra merda su questa stazione di merda. Il solito. Grande. Altra merda su questa stazione di merda, il solito. Ma se non va. E mo? Non ci sarà un condotto da qualche parte. Perché qui no, perché mi sa che devi dobbiamo scendere alla brutale proprio. Secondo me no, ci ammazziamo. Secondo me ti fai un male cane. Lì c'è l'ascensore con... Cavolo. No, è fuori uso. No, fuori uso. Ah, eccolo qua. Dai. Anche io il mio cane mi manda... Sei cattivo, Michele. Questo qua mi ricorda tantissimo... Vai adesso. Oh, figata, madonna. Il cartone... Muoviti. Dobbiamo calcolare che questa è una cosa non programmata. Aria calda. Mi ricordo Monster Senko quando scende delle porte. Adesso, andare a destra, tu sei come se tu fossi attaccato al muro. Vadi. Occhio che c'è un'altra, Lì c'è un'altra, occhio. Ma io ho visto una figura che si muoveva. Dove? Vorrei togliare, ma se c'è altro, c'è il parlo sotto. Non soffia, allora vai. Che cos'è qua? Salta giù. Che botta, no? Altra parte, infatti dobbiamo andare. Prova a guardare scusami a sinistra. Esatto. No, devi andare a sinistra. Sinistra. Sì, perché devi andare. Vai. Parte. Vai. No, fermo, sì, vai. Un condizionatore anni 80 per fare. Lo sappiamo che ci si sente poco, però non possiamo alzare più di così, al massimo ma abbassiamo. Secondo me le casse saranno un volume un po' alto, potremmo anche abbassarlo. Abbassalo un attimo allora. Hai tu il controllo. Ok.